sarebbero necessari 40 miliardi di euro. Soltanto le emergenze ammontano a circa 11 miliardi di euro. Ciò che noi ragionevolmente pensiamo di poter mettere in campo, determinando una controtendenza rispetto agli anni passati, sono 500 milioni di euro. Quindi questa è la sproporzione. Credo che si possa però parlare di controtendenza se questi 500 milioni di euro non diventano una tantum, ma diventano un fondo che strutturalmente viene rimpinguato ogni anno. E a fianco a questo naturalmente è fondamentale il protagonismo, anche credo con forme di incentivo fiscale, il protagonismo dei soggetti privati, perché questo enorme oceano di risorse necessarie può essere colmato soltanto se ogni anno appunto c'è una concorrenza di forze. Io credo che però ci siano delle cose che vanno fatte e che hanno un costo zero, non perché risolutive del tema, ma perché almeno possono costituire un elemento, intanto, come dire, per non rimproverarsi nulla in futuro, e poi perché penso che oggettivamente ci sono le condizioni per non aggravare ulteriormente la situazione. Lo dico con molto realismo, non soltanto in ragione di una consapevolezza che talvolta c'è, talvolta non c'è, ma in ragione anche di una ricognizione serena del quadro economico. Che senso ha continuare a costruire nel momento in cui c'è una caduta verticale della domanda in edilizia, se non per ragioni veramente speculative? Quando il trend demografico segna negativo, quando l'andamento economico dice che sostanzialmente c'è una frenata e anzi una crisi, ecco, allora ci sono le condizioni, proprio perché forse c'è meno spinta in questa fase storica sul fronte della rendita fondiaria, ci sono le condizioni perché si approvi finalmente una legge che ponga freno al consumo del suolo. Io su questo mi sono speso fin dal primo giorno dell'insediamento di questo governo. Devo dire che ho trovato nel governo una sostanziale concordia su questo punto. Adesso abbiamo mandato questa legge sul consumo del suolo alla conferenza unificata, si dovrebbe pronunciare oggi. Quando dico adesso, però, per la verità l'abbiamo mandata a luglio, si dovrebbe pronunciare oggi la conferenza unificata delle regioni. Io mi auguro che ci sia un parere positivo, e per poi avere un iter, ho parlato con tutti i gruppi parlamentari, molto rapido, che porti all'approvazione di una legge che dice alcune cose abbastanza semplici, che dovrebbero appartenere al buon senso, ma che non appartengono invece alla nostra normativa urbanistica. Che si costruisce soltanto se prima si è recuperato l'esistente, e che gli oneri di urbanizzazione non possano essere utilizzati per fare cassa e per ripianare i bilanci in parte spesa corrente. E guardate, basterebbero questi due punti, poi ce ne sono degli altri, per parlare di una svolta nel modo in cui ci si è rapportati con il territorio rispetto agli anni passati. Io credo che non sia sufficiente, naturalmente, ma sia una condizione necessaria. Quando dico che non è sufficiente è perché ritengo che alcune cose che ho sentito richiamare nell'intervento che mi ha preceduto sono cose che ritengo assolutamente essenziali. Cioè il tema della remuneratività degli interventi. È chiaro che noi non potremmo demandare a soggetti pubblici l'intervento, per esempio, sulla manutenzione delle aree boscate, oppure quel lavoro di regimentazione idrica che hanno svolto nel corso degli anni gli agricoltori. Ed è chiaro che questo sarà possibile soltanto nel momento in cui si creeranno le convenienze economiche perché ci sia questo tipo di attività. Io ho costituito all'atere dell'iter della legge sul consumo del suolo tre gruppi di lavoro, una sul tema del recupero urbano,
perché se vogliamo che non si costruisca un nuovo e si recuperi l'esistente in ambito urbano, è molto importante però costruire delle condizioni che lo rendano possibile, perché spesso diciamo si costruisce il nuovo perché intervenire sull'esistente. Non parlo dei centri storici, non parlo dei beni vincolati, parlo anche delle orrende periferie di cui si parlava prima. È spesso molto più semplice costruire la nuova lottizzazione a fianco che intervenire sull'edilizia popolare degli anni 70-80, che non va descritta, diciamo, dal punto di vista della qualità. Quindi è molto importante creare le condizioni perché ci sia questa possibilità. Un altro gruppo di lavoro riguarda la questione delle aree industriali. In questi anni sono stati costruiti orrendi capannoni, anzi ci sono state leggi dello Stato che hanno finanziato la costruzione di nuovi capannoni, se pensiamo anche a leggi abbastanza recenti nel corso del tempo. Mentre avevamo ancora aree industriali abbandonate, con bonifiche non realizzate, magari anche con residui importanti di materie inquinanti come l'amianto. E anche qui si tratta di creare le convenienze perché quel tipo di interventi si possano realizzare. E questo è l'altra faccia della lotta al consumo del suolo. E poi c'è questo tema che io ritengo importantissimo del nesso tra agricoltura, manutenzione del bosco e lotta al dissesto idrogeologico, che lo ritengo sia la questione cruciale. Qui si tratta anche di battere un po' di resistenza, perché per esempio senz'altro il fatto che vadano avanti alcuni tipi di impianti a biomasse, perché se no andare nel bosco a fare la legna per la stufa non giustifica, diciamo, una scelta di vita, e invece noi dobbiamo costruire le condizioni perché ci siano delle scelte di vita che guardino, diciamo, a questa dimensione come una dimensione importante. E poi c'è il tema dell'agricoltura. Io vorrei aggiungere una cosa, perché noi abbiamo fatto una scelta, credo giusta, che sia stata quella in una fase come questa di dare anche un segnale mentre si decideva di togliere l'IMU dagli immobili, di toglierlo dai fondi agricoli. Credo che sia stata una scelta giusta. Però per esempio credo che si debba arrivare a una normativa che distingue tra fondi agricoli utilizzati e fondi agricoli incolti, perché questo è un passaggio essenziale. Cioè noi dobbiamo spostare il carico fiscale su chi ha aree agricole che però non vengono utilizzate per quella destinazione e vengono lasciate all'abbandono. E questo magari anche a favore di incentivi di chi torna invece ad utilizzarle. Questo credo che sia un ulteriore passaggio che va messo in campo. Insomma, scusatemi se vi ho forse portato via un po' di tempo, ma ritenevo, come dire, giusto dire dove si inserisce, dove si può inserire la vostra iniziativa in uno sforzo che stiamo cercando di fare, perché penso davvero che oggi questa sia la battaglia più importante per la difesa non solo del paesaggio del paese, ma se ci pensiamo bene anche della sua dotazione infrastrutturale. Perché noi continuiamo a ragionare di realizzazione di nuove strade, di nuove ferrovie, di nuovi ponti e dimentichiamo che ogni anno il dissesto idrogeologico ce ne porta via una quantità forse superiore a quella che riusciamo a realizzare di nuovo. Se pensiamo all'insieme di centri che sono rimasti isolati, alle arterie che sono rimaste interrotte però anche per un periodo prolungato, alle ferrovie che non si sono più ripristinate, comprendiamo come forse il nostro gap infrastrutturale rispetto agli altri paesi, più che per mancanza di costruzione del nuovo, è dovuto anche alla nostra incapacità di difendere ciò che è già stato realizzato nel corso del tempo. Quindi non è soltanto una sfida e una battaglia in difesa del paesaggio, è una, a mio avviso, una battaglia in difesa anche della competitività del paese, che fa leva anche sul suo paesaggio. Che fa leva anche sul suo paesaggio, come è stato detto, non ci sarebbe la nostra agricoltura, non ci sarebbe il nostro export, non ci sarebbe se non ci fosse quel paesaggio alle spalle. Ma anche se la vogliamo prendere da un altro punto di vista, cioè quello più strettamente industrialista, ecco, il dissesto idrogeologico è una delle cause del venir meno della nostra capacità di competere, per esempio, in termini di logistica, di movimentazione delle merci.
merce, di modalità attraverso le quali si utilizza la rete stradale e ferroviaria del paese. Quindi è molto importante che questa battaglia la si faccia, che la si faccia come principale investimento che il paese fa sul suo futuro. E naturalmente il fatto che una istituzione come il FAI metta il suo prestigio, il suo peso su, come dire, su un tema come questo, che è un tema complicato, che magari dal punto di vista del ritorno d'immagine può dare meno che altri temi che magari hanno un ritorno immediato, perché questa è una battaglia di lunga lena, è un fatto molto positivo che io ho voluto salutare anche personalmente, perché lo ritengo davvero un contributo importantissimo in un momento in cui possiamo fare per la prima volta un passo avanti, che è questo poi in sostanza, associare al termine piano il termine fondo, perché continuare a parlare di piani contro il dissesto idrogeologico senza mai strutturare un fondo contro il dissesto idrogeologico equivale a continuare a emanare le famose grida amazzoniane, insomma, di cui non ne avvertiamo particolare bisogno. Quindi vi ringrazio e buon lavoro, e io cercherò di dare il mio contributo e il contributo del mio mondo. Mandando un SMS. A quello immediatamente, mi metterò anche oggi il distintivo e non so con quanti riuscirò a convincere, ma farò tutto il possibile, e poi anche con la vicinanza del Ministero e per il sostegno operativo laddove sarà necessario. Buongiorno e buon lavoro. Voglio ringraziare il signor Ministro per questa